persona che ha sfatto Pascal, quello pseudo destra di sinistra, che non lo voglio più nominare, era il signor Palozzi. Il Palozzi che qui ha imperversato per anni e anni e anni, d'accordo con la storia, ci hanno imposto quel signorino lì che ha seguito solamente per distruggere il centro-destra. E per quello che è riuscito benissimo, cioè quanto ha fatto male quello al centro-destra, ma tu stai parlando di crisi nostra, eccetera, eccetera. Ma noi, io ricordo quando noi pensavamo e provando a non candidarlo, ci fu imposto da casa. Quindi da là è uscita fuori il quindicennio, perché poi la prima elezione è stata eletto e ci stanno fior di testimoni qua con un mare di voti disgiunti, cioè consigliere comunale Pippo Fiasco, candidato sindaco Franco Mosa, che là già c'è stato imprimato a chi rispondeva quel soggetto, non certo al centro-destra. Quindi noi altri siamo stati devastati per anni e anni e anni da una persona che si spacciava per il centro-destra e invece lavorava per il centro-destra. E ha lavorato per quella, ha lavorato benissimo, perché l'ha proprio completamente ridotto estremo il centro-destra. Comunque, questo per chiudere definitivamente con passato, questo anno zero, io ringrazio tutti, ci abbiamo addirittura l'onore di avere quattro ex sindaci, il quinto che l'hai conosciuto, quattro ex sindaci, io sono commosso da questa presenza massiccia, i coordinatori di Grotta Ferrata, del Roccavola, ci sta e Forza Italia a rappresentare con Spalletta e Marconi, la Lega con la Tracci della coordinatrice, che se vuole dire qualche cosa, il microfono sta qua. E ti riconfermiamo che qua il centrodestra, questo che vedi qua stasera, non solo Fratelli d'Italia, è pronto, pronto. Quindi quella telefonata che hai fatto prima, rifarla pure a quell'altra che tu sai, in modo che così noi domani mandiamo a casa questo e siamo pronti, te lo garantiamo, e penso che lo possiamo garantire, siamo qua, dite la vostra che ho detto la mia. Assolutamente, sai qual è la nostra posizione. Sì, la so, infatti volevo la nostra posizione. Noi abbiamo chiesto chiarezza al sindaco riguardo alla sua posizione. No, lì, scusa, vabbè, non volevo invadere il campo. Vabbè, no, è stata menzionata prima.